Maria De Filippi ritrova Luigi, giocarono tennis insieme, ho perso? Un disastro. Nella puntata di Uomini e Donne oggi, martedì 18 aprile, un nuovo cavaliere ha fatto il suo ingresso in studio. Un nuovo personaggio del parterre maschile del Trono Over si chiama Luigi ed è una vecchia conoscenza di Maria De Filippi. Prima che iniziasse a raccontare di sé, è spuntato fuori in retroscena, la conduttrice ha conosciuto tempo fa l'uomo su un campo di tennis. Non mi ricordo il punteggio, amore, le parole che hanno scatenato la risata del pubblico. Prima che Luigi iniziasse a parlare di sé, Maria De Filippi ha esordito, mi hanno detto che abbiamo giocato a tennis insieme. Sì, qualche anno fa è stata la risposta del nuovo cavaliere in studio. I due si divertirono su un campo da tennis al Foro Italico. A Roma, e insieme a loro c'erano anche il fratello della conduttrice, Giuseppe. E il maestro che adesso non c'è più, ha aggiunto Luigi. Così Maria De Filippi, divertita dall'aneddoto, ha chiesto: ho perso. La risposta ha catturato l'attenzione del pubblico perché il cavaliere si è rivolto alla padrona di casa di Uomini e Donne chiamandola amore. Sì, ma il punteggio non me lo ricordo adesso, amore, la replica prima di commentare quella partita, comunque tuo fratello è bravo. Tu hai perso con il maestro. Un disastro, ha concluso la De Filippi tra le risate del pubblico. Il nuovo cavaliere di Uomini e Donne è un avvocato, 55 anni, originario di Roma. Nello studio di Uomini e Donne oggi ha raccontato di essere papà di tre figli. Due di 22 e 20 anni che vivono con me, uno di un anno e mezzo che non vive con me. Lo vedo un paio di volte a settimana, le parole. L'uomo gioca a tennis, ultimamente un po' meno per gli impegni familiari. Si è presentato senza una preferenza riguardo le donne del parterre, ballo con Roberta. Le parole prima di conoscere al centro dello studio a ritmo di musica la dama.